Manini Connect, manini prefabbricati. In realtà parliamo di prefabbricati intelligenti? Sì, grazie nel definirli così, ci piace definirli così anche a noi. Abbiamo capito che noi intanto contestualizzo un attimo la prefabbricazione. Noi facciamo edifici industriali prefabbricati con all'interno dei sensori che riescono a trasferire una serie di informazioni fondamentali secondo noi. Si va tanto nella direzione delle smart factories, però la chiave secondo noi è anche capire quanto l'edificio che copre tutta la produzione, i macchinari e tutti gli utensili e i macchinari intelligenti che trasferiscono una serie di informazioni, quanto l'edificio sia sicuro, quanto l'edificio sia gestito da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista manutentivo, perché se si rompe una macchina si ferma una linea, se c'è un sisma che rende inagibile l'edificio si chiude la fabbrica, se c'è un'infiltrazione che non è stata gestita tramite il controllo del deflusso delle acque meteoriche con i flussimetri che mettiamo all'interno dei pluviali e c'è un'infiltrazione, si ferma la fabbrica. Quindi è una prevenzione a monte. Noi puntiamo alla manutenzione predittiva traslata dalle macchine. Adesso ogni macchina utensile ha 50 sensori, sensori di temperatura, sensori di produzione, sensori. Noi stiamo cercando di traslare questo all'immobile, manutenzione predittiva sull'immobile. Questo riteniamo che sia la chiave anche per far capire, pensiamo a Genova, se avessimo avuto un sistema di sensori che dava degli allarmi, quello che è successo a Genova non sarebbe successo. Noi questa tecnologia ce l'abbiamo da 2 anni e facciamo travi da ponte. Quando facciamo travi da ponte l'abbiamo iniziato a proporre all'ANAS, ma poi l'ANAS dice sì, va bene, vediamo, ma non c'è nel capitolato. Deve esserci anche una spinta da parte del legislatore e dell'interlocutore per capire l'importanza. Noi, parlando con imprenditori privati, l'imprenditore privato che costruisce l'immobile per sé, lui capisce l'importanza di questa cosa e ha un costo, ma lui ragiona nell'ottica costi-benefici e sicurezza per sé, e questo dovrebbe essere la chiave anche per gli enti pubblici.